stiamo per, e invece no, voi siete già dentro, perché mentre noi provavamo si è creata la linea, diciamo così, vibrazionale, che si può chiamare sia spirituale che quantica, viene chiamata oggi. In effetti è un'energia, quindi siete già dentro questo tipo di spettacolo che è un live entertainment. Oh, come prima parlavi in dialetto, ora parli in inglese. No, dobbiamo utilizzare queste diciture per dire che è, quello che stiamo facendo noi è uno spettacolo multimediale, e multimediale in genere ha un significato legato alle tecnologie, eccetera, mentre ha anche un altro significato, che è quello che noi stiamo proponendo stasera, che è una sinergia fra le varie discipline artistiche, che non è solo una forma, diciamo, che produce un effetto spettacolare, ma che ha come intenzione quella di, infatti per questo abbiamo intitolato questa nostra performance, questa nostra proposta di performance, riprendiamoci la vita, la creatività, l'arte, eccetera, eccetera. È tutto quanto quello che sentiamo che ci viene a mancare. Infatti se siamo qui, onorato di fare parte di questa associazione che ha abbracciato subito l'idea di avallare questa proposta. E quindi è uno spettacolo che va fuori dalle righe, nel senso che non è le cose tradizionali. Già per noi è una sofferenza avere questo distacco tra noi e il pubblico. Uno, voi forse avete sentito parlare del living theater, perché esisteva già qualcosa nella commedia popolare che poi è diventata commedia dell'arte, ma il living theater, che è teatro vivente, sia lo spettatore che tra virgolette l'artista o gli artisti si fondono in una sinergia molto fluida e fluidica pure. Quindi su questa base noi infatti adesso eseguiremo dei brani Gabriele, che come avete già visto, oltre a uno strumento modernissimo qual è il sassofono, suonerà degli strumenti tradizionali che sono veramente magici, secondo me, perché il suono artigianale degli strumenti antichi, quindi tradizionali, oltre ad essere usati in quella che è la musica folk popolare, hanno delle vibrazioni, hanno delle assonanze e hanno delle armoniche dove noi stasera cercheremo di scavarci dentro. Quindi assisterete a qualcosa che può essere sperimentale, che può andare sul jazz, che può andare sul blues, che assomiglia a, ma non è niente di tutto questo. È quello che noi riusciamo a esprimere al di là di qualsiasi tipo di tecnologismo, di cui ieri abbiamo aperto un bel dibattito abbastanza vivace, perché quando ci si incontra, spero che ci siano altre persone che non fanno parte dell'associazione, si creano anche questi dibattiti su argomenti come per esempio il tecnologismo. Lungi da me condannare quello, io uso pure il telefonino, usiamo questo è il tecnologismo, tendo a escludere il tecnologismo come mentalità, ecco, e quindi voglio rispondere agli amici con i quali stavamo parlando ieri sera. Quindi questa mentalità noi cercheremo di eluderla in tutti i modi e di riportarci a quello che è il nostro senso di umanità, il nostro modo di sentire in maniera naturale, pur servendoci della tecnologia e facendo fruire insieme, sperando di farlo bene, perché non è facile, questi elementi della recitazione, della pantomima, della danza, dove noi toccheremo l'etno come musica, toccheremo il suono della parola italiana, voi sentirete dei brani dove io inventerò, perché direte ma forse non si capiva il testo, lo avverto prima perché sono degli spettacoli che già ho fatto molto, da moltissimi anni, quindi io sia il testo che la musica la invento là per là, quindi
è una specie, per farvi capire, è una specie di Gramelot che Dario Fo aveva fatto nel teatro, solo come linguaggio. Io invece, partendo dall'antica lingua franca, che era la lingua del Mediterraneo, oggi l'inglese ovviamente, mentre si scannavano in Medio Oriente i cattolici con gli arabi per la conquista di Gerusalemme e altre guerre intorno, nel Mediterraneo, ai tempi della Repubblica Marinare, fiorì questo commercio che creò l'esigenza di una lingua per capirsi, e venne fuori questa famosa lingua franca, che era un insieme di dialetti e di idiomi come spagnolo, francese, italiano, bulgaris ancora non totalmente sviluppato, ma però abbastanza, eccetera, al punto che il Molière, che è uno dei padri del teatro moderno, a parte il Goldoni, che scrisse anche dei sonetti in lingua franca, dedicò dei sonetti, addirittura penso anche un'opera addirittura teatrale, il Molière esprimeva già a quei tempi l'esigenza che l'attore dovesse affrancarsi un attimino dal testo, per cui abbiamo anche musicisti come per esempio Niccolò Paganini, no? Rimase famosa la frase Paganini non ripete. Perché? Perché Paganini durante un pezzo classico improvvisava, e quando qualcuno si avvicinava gli chiedeva ma può ripetere quella cosa che era bellissima, e lui non sapeva come spiegare che era solo un'improvvisazione, per cui diceva Paganini non ripete, questa è una frase storica, classica, che è rimasta. Quindi da questo momento in poi parte questo nostro viaggio, spero di farlo assieme perché voi siete già dentro, abbiamo lasciato questo spazio, volevamo ancora più vicini, ma perché ci sono delle esigenze anche di movenze, di poi vedrete. E quindi adesso partiamo con questo, prepariamo quindi il terreno anche all'intervento degli altri artisti con dei brani che facciamo direttamente con Gabriele, che infatti non risulta sui manifesti. Lui, Gabriele, ti vuoi presentare un attimino? Ecco, lui vabbè, è un musicista eclettico, l'ho invitato, è venuto, ma non riuscivo a prendere il suo numero, se no l'avremmo messo nelle bandine, ma quello è, voglio dire, è, l'importante è che lui sia qui e non si fa nessun tipo di problema. Allora, bravo, non è importante il nome, quindi ci siamo già dentro, avete sentito che ci troviamo nella sintonia giusta, nel legame quantico, io adesso lo chiamo così, ma effettivamente è quello. Thank you.
dice che mi mani alla ridolle a dormire dal su. Non ci subi dalle mani non mai, non ci subi che posso aspettarmi. Il prossimo strumento che utilizzerò è un Gibri. Lo comprai in un viaggio in Marocco dopo mille giri per trovare uno strumento, diciamo, di qualità, e alla fine arrivai in una casa di un anziano musicista e alla fine comprai il suo personale. Me lo vendette, quindi ora è una parte, è un unico tronco, diciamo, d'albero vuoto con una pelle di capra, quindi con l'umidità la pelle assorbe tutto.
dormo. E quando dormo, penso. O penso di pensare. Perché inconsapevolmente sveglio, io sono. Seppur di dormire, io sono. E quindi, menzognere, falsità, io dir non posso. Perché mi sveglierei e con la verità mi sentirei fuori posto. Sonnambulo sono, per scelta forzata. Ogni sentenza è giustificata. I vostri figli non sono i vostri figli. Non sono i vostri figli. Non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della Brahma, che la vita ha di sé. Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro. E benché stiano con voi, non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. Potete alloggiare i loro corpi, ma non le loro anime, perché le loro anime abitano nella casa del domani, che voi non potete visitare. Neppure in sogno. Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercate di renderli simili a voi. Perché la vita non procede a ritroso e non perde tempo con ieri. Voi siete gli archi, dei quali i vostri figli sono lanciati come frecce di vento. L'arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito e con la sua forza vi tenga affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. Fatevi tendere con gioia dalla mano dell'arciere, perché se egli ama la freccia che vola, ama ugualmente l'arco che sta salendo. Thank you.
Dominado sando pu nai do kongu. Caminando so po mare non ci vedi più. Quando cala nebbia su un mare, sopra l'anima, l'amore con l'amore, l'amore che per le sfaglie non si sente più. Poesia è qualcosa che nasce dal cuore. La mente se ne va a far fuori. E la mano se ne va. La poesia è l'anima che parla. Thank you.
lasciamola parlare, lasciamola dire. Lasciamola parlare, lasciamola. Lasciamola cantare. Lasciamola si innamora di sussuri, di stupenti, di stumari, di sto firmamento. Chiuse come monti, chiuse non mai, non si capisce perché. Adesso non tu parlare. Eppure mi dissero che Dio non saggio. Poi
io. Cassandra! E questa è la mia città sotto le ceneri. E questi minastri! È la verga di profeta. E questa è la mia testa, piena di dubbi. È vero, sto trionfando. I miei giusti presagi hanno acceso il cielo. Solamente i profeti inascoltati godono di simili viste. Solo quelli che sono partiti col piede sbagliato. E tutto poté compiersi tanto in fretta. Ah, come se non fossero mai esistiti. Adesso lo rammento con chiarezza. La gente vedendovi si interrompeva a metà. Le risate morivano. Le mani si scioglievano. I bambini correvano dalle madri. Non conoscevo neppure i loro effimeri nomi. E quella canzoncina sulla foglia verde. Nessuno mai finiva in mia presenza. Ma li amavo. Li amavo dall'alto della vita. Da sopra il futuro, dove tutto è vuoto e nulla è più facile che prevedere la morte. La morte. Mi dispiace se la mia voce fosse dura. Guardatevi dall'alto delle stelle, gridavo. Guardatevi dall'alto delle stelle! Sentivano e abbassavano gli occhi. Come biasimarli. Vivevano nella vita, permeati da un forte vento e con sorti già decise. Sin dalla nascita nei corpi da commiato. Ma c'è nel loro una piccola fiammella, nutrita dal proprio luccichio. Ah, loro sapevano davvero cos'era un istante, o almeno uno qualunque prima di... È andata come dicevo io, ma non me ne viene nulla. E questa è la mia veste bruciacchiata. Questo è il mio ciarpame di profeta. E questo è il mio viso, stravolto. Un viso che non sapeva di poter essere bello. Aggressivus sunt mare tenebrarum, quinde neo exploraturi, umani, voi siete già morti, non lo sapete nemmeno! Della gioia e del dolore. La vostra gioia è il vostro dolore senza maschera. E il pozzo da cui scaturisce il vostro riso è stato sovente colmo di lacrime. E come può essere altrimenti? Quanto più a fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potrete contenere. La coppa che contiene il vostro vino non è forse la stessa bruciata nel forno del vasaio? Pensateci. E il liuto che rasserena il vostro spirito non è forse lo stesso legno scavato dal coltello? Ci avete mai pensato? Quando siete felici, guardate nel fondo del vostro cuore
e scoprirete che è proprio ciò che vi ha dato dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate ancora nel vostro cuore e saprete di piangere per ciò che ieri è stato il vostro godimento. Alcuni di voi dicono: la gioia è più grande del dolore. Ma altri dicono: no, è più grande il dolore. E sapete cosa vi dico io? Io vi dico che sono inseparabili. Già, proprio così. Giungono insieme. E se l'una siede con voi alla vostra mensa, ricordatevelo che l'altro è addormentato nel vostro letto. In verità, sapete cosa siete voi? Voi siete bilance che oscillano tra il dolore e la gioia. Soltanto quando siete vuoti, siete equilibrati e saldi. Come quando il tesoriere vi solleva per pesare oro e argento. È proprio così. Così la vostra gioia e il vostro dolore dovranno sollevarsi o ricadere. My blooming in the town and in the world. Don't repeat the country without my son and all, because she be coming down. Human mind. Thank you.
Thank you.
Basta! Adesso basta! E lasciatemi divertire! Tre, 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 fro, 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 io, ui, ui, ui! Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cosa sono queste indecenze? Queste strofe bisbetiche? Miau! Licenze poetiche. Sono la mia passione. Fara fara fa tara tara sa fara fara fa la 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 la. No. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate. Non sono grullerie. Grullerie. Sono la spazzatura delle altre poesie. Scusi, può ripetere? Non sono grullerie. Oh, grullerie ha detto. Sì. Ma se d'un qualunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Ami. Bilo 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 blu blu bla 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 filo 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 bau bau bau. Non è vero che non voglion dire qualcosa. Voglion dire come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole. Una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace di fare. Ma giovanotto, ditemi un poco una cosa. Non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Ma come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese. Sembra ormai che scriviate in giapponese. Che c'è? Lasciate pure che si sbizzarrisca. Anzi, è bene che non la finisca. Il divertimento gli costerà caro. Gli daranno del somaro. Somaro. La balafa, la lafa, la la, e poi la 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 la. Certo, è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori OGD a tutte le porte. Infine, io ho pienamente ragione. I tempi sono molto cambiati. Gli uomini non dimandano più nulla dai poeti. E quindi? E lasciatemi divertire!
canzone di Assetto Maggio. Lavora, 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 cavaccia su subito, ietta su dura. Contata, 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 campo se ti imbaci. Dietro la spalla va bene così. Saresti forse uno sciamano o qualcosa del genere, un mago? La luna prende, la luna dà. Chi sei tu? Niente, nessuno, io dormo. Dormivo e dormo. Ma ti vedo vigile, sveglio, pimpante, con un tamburo in mano. E allora lo userò. Come lo userai? Ma cos'è? Un tamburo da sciamano? E non ce l'avevi detto? Da dove l'hai tirato fuori? Io non sono, ma sarò quello che lui vorrà. Ah. E ti prego, stiamo a vedere, facci vedere cosa sai fare. Ti chiedo scusa per le spalle, ma farò quello che devo davanti a queste persone, chiedendo il vostro aiuto. Guardate la luna e ascoltate il tamburo. Che noi fai sentire un po' jazz, un po' di techno, musica.
andati. Cucù! Cucù! Aspettatemi, ci sono anch'io! I'm terrible.